Io mi vergognavo di quello che avevo fatto con Francesca. Quando passavo i documenti pensavo allo scandalo. Se si sapeva... Sesso e soldi, si apre un nuovo scandalo in Vaticano. In un memoriale, Monsignor Lucio Valleio Balda, protagonista dello scandalo VatiLeaks 2, rivela di aver fatto sesso con Francesca Ciauchi e sotto sua pressione di aver passato ai giornalisti Nuzzi e Fittipaldi carte segrete della Santa Sede. Francesca Ciauchi, 32 anni, giovane, sposata e membro con Balda della commissione istituita da Bergoglio per vigilare le operazioni economiche dello Stato Vaticano. Per lei una carriera folgorante e amicizie importanti anche nel mondo politico. Conosce Paolo Berlusconi, la famiglia Renzi, giornalisti, imprenditori. Si conoscono da tempo e sono molto legati Balda e Ciauchi, ma l'amicizia secondo il vescovo sarebbe andata oltre. Vaticano e sesso, un binomio pericoloso che torna a scuotere la Santa Sede. Nel fascicolo del processo finiscono anche alcuni scambi di SMS a luci rosse. Sei depresso? Ma scopa, ti passa la tensione. Senti, ora che vai a San Sosti, mia mamma ti porta da mia cugina. Poi mi dici cosa ne pensi, 36 anni, morbida. Francesca Ciauchi smentisce con fermezza quei messaggi sono falsi come le accuse di Monsignor Balda e per lui spunta l'ipotesi dell'omosessualità. Solo qualche giorno fa il nuovo monito di Papa Francesco, i religiosi, le religiose e i sacerdoti non possono condurre una doppia vita. Eppure molti religiosi vivono la loro sessualità tra trasgressione e silenzi. Facciamo un giro per Roma di notte tra i luoghi di incontro di chi cerca compagnia con persone dello stesso sesso. Questa è la Gay Street. Da queste parti vengono anche preti, persone della Chiesa? Sì, e ci sono un sacco di preti che... vengono qui? Sì, sì. E molti si danno appuntamento attraverso le chat. Sulle chat tipo Grind, Planet Romeo... E ci si dà appuntamento anche qui, volendo? Sì. Queste app ci sono app gay, come hanno un modo di fare un po', sapete. Mi scrisse questo signore, mi ha scritto che era un prete appunto e mi chiedeva soltanto un incontro sessuale. Le chat per incontri sono numerose, alcune addirittura specializzate. Questa chat si chiama Reverendis, è dedicata a religiosi che cercano incontri sessuali attraverso internet. Questa è una delle conversazioni che abbiamo registrato qualche tempo fa. Il don scrive, sei at o pass? No, è da tanto che non faccio sesso. Mi piace l'intimità, stare nudi, coccolare. Sono pieno di messe, potrei liberarmi per una scopata con te in albergo. Poi ci sono le saune gay, luoghi in cui si cercano incontri sessuali. Ne vengono un po' di preti. Quella lì non l'ho detto prima, cioè diciamo che l'odore di prete si sente. Si sente. Però si da lontano, che uno ti capisce che è un prete. Cioè, le è mai capitato di incontrare un prete? Qualche volta sì, sono più in sauna che fuori. Ma uno come lo riconosce che è un prete? A volte te lo dicono, a volte vengono con la... Cioè, nello spogliatoio c'hanno il collarino da prete? Quindi si vestono e si svestono da prete tranquillamente. No, tra l'altra sauna incontrai un gruppo di preti polacchi, saranno stati una quindicina. Ma approcciano anche fisicamente, cioè? Sì, che fanno la messa. Questo ragazzo ci chiede di non essere ripreso e ci racconta i suoi incontri proibiti. Presentano come persone assolutamente normali e poi praticamente lo vivono. Mi è capitato ben 3 volte, per essere precisi. L'ultimo me lo ricordo perché era argentino e gli ho fatto la battuta sul Papa. Vivono la propria sessualità come tutte le persone, non si fanno problemi perché sono preti. Quindi vivono il sesso in maniera assolutamente libera? Liberissima, ma più di me. Qual è la cosa più particolare che ti hanno chiesto? Di farlo a 5. 5 persone? Sì. Beh, considera che questo è una sauna, quindi puoi fare sesso liberamente, nessuno ti giudica, nessuno ti dice nulla. Cioè, diciamo che qui dentro si viene proprio sapendo che poi dentro si viene fare solo ed esclusivamente per scopare, punto. Non vieni a fare la sauna in una sauna gay. E se da fedeli, dopo essere caduti in tentazione, volessimo chiedere l'aiuto della Chiesa? Sorella, le posso chiedere un consiglio spirituale? Ho a che fare con diverse persone della Curia, tra questi un vescovo. E questo vescovo, diciamo che si è avvicinato a me con delle intenzioni diverse da quelle spirituali, cioè intenzioni sessuali. Devi parlare con lui,
cerca di allontanare. Ma posso dirlo magari anche a voi o a qualcuno che magari può poi segnalarlo al Vaticano? No. No? No. È successo anche a me una cosa, io ho detto ci unisce il sangue di Cristo, basta quello. Io non mi sono data e non sono più voluta andare a servire, ha voglia di dire che io ero indovinata perché non volevo servire. Ma era un problema con lei? Qui c'è stata tutta l'insieme che mi piace farlo. Però io vorrei sapere se devo, da cattolica, denunciare questa cosa. Io non ho denunciato nessuno, ho detto ci pensa il Signore. Le posso chiedere un consiglio spirituale? C'è una persona del Vaticano, lui è un vescovo con cui sono in confidenza fisica. Che cosa devo fare? Dirgli no, è una situazione che non va bene, poi alla fine fa male a te, fa male a lui, fa male alla Chiesa, fa male a tutti. Ma secondo lei dobbiamo parlare anche con qualcuno della sua curia? Per... No. Ma lei vuole sapere chi è che magari fa delle indagini? No. Lo dice i superiori? No, non lo voglio sapere. Non me lo dica. No? No. Preferisce di no? No. Magari potrebbe essere utile. No, va bene. Fatemi preparare adesso, no? Deve andare. Sì, devo preparare per questo funerale.